Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Wasteland 3. Naturalmente è una preview, quindi questa è la prima volta che proviamo questo gioco insieme. Allora, non c'è l'italiano. Vabbè, non è un problema. Save and close. Pensavo ci fosse l'italiano. New game. Ok, this is the difficulty. Rookie, Wastelander, Ranger, Supreme Jerk. For the rest of the order. Ok, andiamo con questo, va bene. Che sarebbe normal, da quello che ho capito. Ogni mostro è stato un uomo prima. It's been a rough few years for the Desert Rangers. When the world ended, they tried to bring some order to what was left of Arizona. But then, the Cochise AI woke up, and they found themselves in a fight to the death with its robot army. In the end, they had to nuke their own base to kill the damn thing for good. Been hard going ever since. Then, the Rangers heard from a fella calling himself the Patriarch. Said he owned Colorado, but his kids were trying to steal it from him. And if the Rangers were to come and put him in their place, he'd give Arizona all the food and supplies it needed to rebuild and survive. Whoa, whoa! Sorry, Major. No way we're getting through that. 10-4, Cody. Advance team reported an alternate route across a frozen lake. Find it. Copy that. Well, reluctant as the Rangers are to interfere in family squabbles, they weren't really in a position to say no. Our route's around that dam on the far shore. Scouts, check out the ice and lead us across. Yes, ma'am. So the brass sent Ranger Team November across the Rockies. Because the aid he was promising the Rangers wasn't just their best hope. It was their last. Okay, Major. All good. Come ahead. Yeah, it's been a rough road lately. But that's the thing about the Rangers. It doesn't matter how hard it gets or how many of them fall. They keep on fighting. The Rangers never stop fighting. Un massacro. Ok, perfetto. Allora andiamo. Lower arrivals, first joining the Ranger. Yuri Spence, competitive drive to excel and risk it there. Ah, dobbiamo scegliere. Oh no, i punk a bestia mi piacciono. Punk lover mi piacciono. Father and daughter, no, mai sceglierò questa cosa. Mentor and student, tech head. Questo non mi. No, andiamo di punk. Punk a bestia. Ok. Ah, possiamo anche customizzare. Queste sono le skill. Skill arm, mechanics, lockpicking, no quirk, make. No, andiamo. Ok, vai. Seleziona questo.
Combat start. Oh, ok, abbiamo una griglia. Enemy turn. Ok. Beh, il nemico ci spara, ci massacra. Ci hanno freddato uno. Tocca a noi. Sta facendo tutti in automatico, non sta facendo niente. Oh, tocca a me finalmente. Dunque, out of range, out of range, out... c'è un po' di lag tra il tutorial e quello. Ok, perfetto. Durante il combattimento, va bene, action point. Sono tutte le cose classiche di questo giochini, ovvero hai una stamina per poterti muovere o fare un'azione e devi coprirti, altrimenti ti fanno male, ci sarà il 50 o 100%, XCOM insegna. Ok, continua. Lui ci dice... Questa è metà, infatti, metà. Ma se io volessi sparare direttamente... Io volevo sparare. Ah, ma c'ho il melee attack. E poi mi posso... Ah, no. C'ho il melee attack. Così prendo lui. Bello, c'è il fuoco amico. Questo però ha un fucile a pompa. Quindi la cosa che posso fare è... Mi metto qui, non voglio prendere quello. Mettiti qui, non posso perché c'è questo. Facciamo così, raccogliamo. Non so cosa. Cos'è? Vabbè, loot all. Once you finish. Va bene. Va bene, adesso spara. Non puoi sparare, perfetto. Vai in riparo. Qua, tasto destro. Potevano spiegare un po' i tasti, eh? Vabbè, questo fa male. Credo che l'ho giocata un po' malino. Vediamo, eh. Ci stanno facendo malissimo. Questo si muove da solo. Ok. Perfetto. Allora, Bronco, tu c'hai solo il melee attack? Sì. Sì. Allora, se io andassi qua... Consumerei, poi avrei un'altra di tre, giusto? Adesso posso attaccare? No. Quindi praticamente non ti può attaccare. Va bene, va bene, va bene. No, a questo punto ce ne andiamo in riparo totale. Tipo qua. Perfetto. Bronco è al sicuro. Questo è nella merda, però ne può fare due. Vai. Perfetto. Ammazza anche questo, grazie. Perfetto. Automammo, quindi dobbiamo ricaricare. Poi mi serve lei. Abbiamo già ricaricato. Ripariamoci. Quindi dobbiamo difendere quella. Questa è morta. Questo fra poco morirà. Questo non riesco a utilizzarlo io praticamente. Questo ci manca. Ottimo. Perché se no ci avrebbe ucciso. Non so se... Finalmente possiamo fare il tab. Ottimo. Questo qui prende anche Kickboy, il 95%. Allora, Kickboy, postati qua. Tu mi devi uccidere questo. Vai. Ottimo. Poi vediamo un attimo. Allora, io
perché ha fatto sta cosa? Cioè proprio... Vabbè, gli è piaciuto e mi ha attaccato, va. Ottimo. No, difendi. E tu invece ricarichi e difendi. Vabbè, ricarichi. Loro ricaricano. Lui manca. Vabbè, il cecchino ha la strada aperta. Ottimo. Giocato un po' malino, però è andata bene. Credo che il tutorial ci abbia aiutato. We gotta take out the bastards with the rocket launcher up on the dam. We'll each find our own way up there and catch them front and back. Got it? Devo cliccare. L'HUD è un po'. Ok, ma. Good. Ok, ha capito. And remember, Arizona's depending on us. There's no giving up here, there's no going back. Ok. All right, move out. Ma questa è acqua? Credo di sì. Vabbè. Look at them doodle bugs run! Come on, cousins! Don't let them scatter! Keep them together while I reload the rocket gun! Oh, man, I love this thing! Ok, perfetto. Andiamo, continuiamo a camminare. Non c'è un loot, no? Ci fa vedere cose rosse. Ah no, c'è un loot. Fermi tutti, fermi, fermi. C'è un loot. Non l'ho capito ancora cosa servono i loot. Penso che dobbiamo venderli o qualcosa del genere. Loot all, loot all, loot all, loot all, loot all. Ok, lutta tutto. Il tasto destro ci fa camminare. Questo non si può camminare qua. Vabbè, no. Sparatoria a gogo. Questo sta ballando, sta facendo la macarena, che è un pazzo assassino. Perfetto, andiamo. È pazzo però. Ah, ok, entriamo nel suo range. Lo vediamo. Sì, sì. Ma perché attacca subito lui? Cioè, questo. Stai zitto. Dopo un po' poi. Fino adesso. Vediamo un attimo cosa ci abbiamo. C'è un corpo lì. Andiamo a vedere prima il corpo. Dice di osservare. E qui ho visto arrivare delle robe. Non c'è niente di bello da prendere, no. Ok. Qui c'è un altro corpo. Penso che quando diventa rosso non ci posso andare a questo punto. Qui c'è un campfire. Corpo. Se se ne va la scritta. Ma non posso cambiare armi, non posso fare niente praticamente. Vabbè. Controlliamoli tutti e due. Andiamo di qua. Dove andiamo? Ho riserva. Ok, andiamo di qua. C'è una lanterna lasciata da qualcuno. Mi sa che abbiamo trovato il nostro terzo personaggio. Completamente. Non butto giù le mie armi. Facciamo così. Perché devo cliccare? Vabbè. No, volevo fare... Vabbè. Facciamo questa. Fuck you! I'm gone. Se ne sta andando? Lo volevo uccidere.
I'm telling my cousin. Potevo ucciderla. Saved my. You probably should have killed that gal, though. Gonna warn her friends. And I appreciate it. Just watch yourself. They're right outside. First aid, non ce l'abbiamo. Ci sono altri? No. Likely. Most of them burned with our transport. Wait. Major Tom. He might have made it. Saw him take off like a... Don't know if he'll come with you if you find him. He gets pretty spooked. But take these. Might get his attention. Ah, c'è la sigaretta. Buono. Chi è? Facciamo un po' di storia. You can just call him Tom when you find him. Ok. No, muoviamoci. Catch my wind first. Let me stay here and guard your rear while you be. Vuole stare qua. Perché? Potevi venire con noi. Vabbè, prendiamo i soldi. Come dura la camera. Premi un tasto, lui deve fare tutto il movimento prima di rimuoverla. Quanto odio questa radio, giuro, veramente. È odiosa. È rumorosissima. Ma lei non viene con noi. Peccato. Vabbè, facciamo un altro attacco, va. Ruining our fun. Guess we better finish off the rest of them. Post up, cousins. Don't let them get the drop on us. Ah, così trucidato. Ah, andiamo a uccidere questa. Allora, aspetta, perché noi abbiamo il vantaggio che possiamo starcene qui. Esatto. E tu sei un melee. No, tu sei questo. Tu sei il melee attack. Il melee attack potrebbe mettersi qua. Crouch down. Crouch down. Perfetto. Prendiamo questo. E noi facciamo così. A chi acchiappiamo? Anche a noi, credo di no. Andiamo. Ok, andiamo. Cominciamo a uccidere un po' di persone. Perfetto, ci dice come coprirci, non è un problema. Allora, noi facciamo così. Possiamo fare un'imboscata, oppure siccome lui ha solo il melee, io direi di difendere la zona e tu... Ci arriviamo lì. Però arriviamo a questo. Spara a lui. Ma è una merda. Reload. Riprova. Ma perché non lo prende? Vabbè, siamo in basso. Vabbè. Se non lo salgo. Ah, ma ce n'era uno qua. Non l'avevo visto. Vabbè, loro bruciano. Quindi moriranno molto presto. Infatti. C'è questo che rompe le scatole. Vabbè, lui lo uccidiamo così. Sai che non ce la facciamo. Allora, facciamo così. Tu. Ok. Ah, dobbiamo ricaricare. Ti uccido subito, guarda. Il problema è lui. Noi possiamo andare qua. Però credo che non possiamo attaccarlo. Sì, no, ce la facciamo. Mettiamoci in difesa.
E lui non può sparare a lui, ma possiamo ricaricare. Ok, perfetto. Lui missa. Lui ci fa male. Ok, lui ci ha moruto. Ok, riesco a recuperarlo praticamente. Vai, recuperiamolo. Perfetto. Ottimo. Allora, cioè, è lui quello che dà fastidio. Diciamo così, lui non può fare più niente. Lui può solamente provare a sparare e uccidere questo. Mi sa che lui lo riperdiamo, eh. Infatti, lo sapevo io. Lui fa avanti e indietro perché si è impastato. Però no, out of range. A questo punto io direi che lui lo spostiamo qua, così almeno lui se la prende con questo qui. E non lo può fare, purtroppo. E facciamo il prepare. Tu ce la fai andare qua, no, vero? È qua. C'è stato un'ora per prendere il loot, va bene. Difendi. Penso che rimorirà di nuovo, secondo me, perché è nella cacca. Poverino. È nella pupù totale. Allora, uccidio, ce la fai? Miss. L'hai mancato a un centimetro di distanza. Vabbè. Qua. Il problema sei tu. Tu hai seri problemi di qua, in full copertura. Ce la fai? Sì. Ottimo. Ce lo siamo tolti dalle scatole. E mettiti in difensiva. Lui non ci prende. Perfetto, si avvicina. Ok, tocca a te. Vai da lui e uccidilo. Colpo secco. Bravissimo. Ogni tanto fai qualcosa di utile. I mirin non mi sono mai piaciuti tanto. Vabbè, mettiti in copertura così, a buffo. Tu invece, che sei pericolosissimo messo qua, ti metterai qua. Carichi e ti metti in imboscata. Sì, lo facciamo camminare. Perfetto. Poi tu te ne vai qua e ti metti in imboscata. E tu rimani in imboscata. Così lui avanza e noi facciamo quest'atto. Lui è out of range. Lui possiamo fare così e incominciare a fargli un po' di male. Perfetto. Tu non c'è, li consumiamo tutti. È out of range. Ci avviciniamo. Vai. Ricarica. Perfetto, lui fa una cosa che non avrei mai fatto. Perché ti sei ucciso praticamente. Great. C'è una AI molto molto stupida. Vabbè, cosa abbiamo qua? Vabbè, abbiamo la chiave, oggetti randomici. Ok, domanda. Inventario. Abbiamo l'inventario, quindi possiamo curarci? Non lo so se ci si può curare in questo gioco. Questa che è? Una palla.
Tanta roba, però non capisco se ci si può curare. Vabbè, attributi, skill, perks, mappa, mission log e reputazione. Tanta roba, signore. Tanta roba che va analizzata bene. Bene, io direi che la nostra preview finisce qui. Spero vi siate divertiti, spero abbiate capito molto di più di questo gioco, anche se è il terzo capitolo, quindi bene o male, un'infarinatura c'era già. Se volete supportare, lasciate un like, iscrivetevi o un commento e vi ricordo, come sempre, siete mitici. Bye bye!